Grazie per la bella presentazione, grazie per l'invito. Ci tengo a dire che è la seconda volta che vengo a parlare qui in questo auditorium per questa occasione dei Venerdì della Scienza, e quindi tutto quello che dirò non è colpa mia, perché se la prima volta si può sbagliare a invitare qualcuno, la seconda volta perseverare è diabolico, appunto, per tornare col tema di Satana. Quindi, se non vi piacerà, sapete con chi prenderla, con chi mi ha invitato lì in prima fila. O anche con lui, se volete. Bene, parliamo dell'infinito soprattutto. Cantor c'entrerà con l'infinito, lo vedremo verso la fine di questa conferenza, di questa chiacchierata. Non scenderò nei dettagli e non farò cose troppo complicate, sono più delle suggestioni. Se poi uno vuole saperne di più, bisogna fare altro. Non basta andare a sentire una conferenza divulgativa per sapere davvero le cose nei dettagli, soprattutto cose con questo grado di complicazione come il concetto di infinito. Satana è messo lì per una storiellina che vedremo alla fine. Ma prima di addentrarci nei misteri dell'infinito, iniziamo a chiederci un attimo che cosa sono i numeri. I numeri sono sicuramente qualcosa di semplice, 120, 100, 1, 122, 123, che come vedete anche nella più piccola età si possono 124, 125, 126, imparare. 127, 128, 129, 130, 131, 132, Aveva iniziato da 1 e ha continuato fino a 199, l'ho 134, tagliato un pochettino. Ne ho anche un altro video in cui conta fino a 1299. 136, 137, 138, Era un po' più grande quando si è messo a 239, contare 1299. 50, 141, 142, 143, 144, 146. Bene, quindi i numeri sono una cosa che ci sembra abbastanza innata, abbastanza naturale. In effetti, questa tipologia di numeri, quelli che ci servono per contare, si chiamano numeri naturali. C'è anche un matematico, non mi ricordo il nome, quindi non lo tiro a caso, io sono una tragedia per ricordarmi le cose a memoria, che disse, Dio ci ha dato i numeri naturali, l'uomo ha fatto tutto il resto. I numeri naturali sembrano una cosa veramente naturale e veramente che sorge spontanea, e non c'è neanche da pensarci. In realtà i numeri naturali, quelli per contare, sono un'astrazione e sono qualcosa di estremamente complicato. E il fatto che i numeri siano un'astrazione ce lo ricorda, ad esempio, un fatto della lingua di tutti i giorni, in italiano, ma in qualsiasi altra lingua. Guardate, ci sono delle immagini di gruppi di animali. Come li chiamate? Vediamo un branco di lupi, un banco di pesci, una mandria di mucche e un gregge di pecore. Ho usato quattro termini diversi per esprimere esattamente lo stesso concetto, ovvero un gruppo di animali. Perché questa cosa? Perché molto semplicemente, una volta questa cosa che erano così naturali i numeri non era naturale affatto. E tre pecore e tre mucche erano dei concetti enormemente diversi. Non c'era il 3. E quindi era naturale usare parole diverse per indicare quantità di oggetti di tipologia diversa. E questo resta ancora oggi. Resta in tutte le lingue in cui per indicare un gruppo di animali usiamo delle parole diverse per ogni tipo di animali. Ho preso quattro animali per cui è abbastanza noto come si chiamano, ma in realtà anche per animali assurdi ci sono dei nomi specifici per indicare un gruppo di quegli animali. E un'altra cosa carina, che fa capire come in realtà i numeri hanno avuto una lunga storia prima di essere effettivamente utilizzati, è rimasta in molte lingue. In italiano usiamo il singolare e il plurale, uno e più di uno, ma ci sono lingue che hanno il singolare, il duale per due cose e il plurale per più di due. E ce ne sono altre addirittura, ad esempio lo sloveno, l'ho scoperto a mie spese stando in visita per 2 mesi a Lubiana, che hanno addirittura quattro generi diversi: il singolare, il duale, un altro genere che non mi ricordo come si chiama, per tre o quattro, e poi il plurale, per più di quattro. Ecco, in realtà, se noi ci pensiamo bene, per
contare dobbiamo effettivamente fare qualcosa, non è una cosa innata. Proviamo a guardare un mazzo di 12 rose, fate questo esercizio una volta che passate da un fioraio, non vedrete mai 12 rose. Quello che vedrete è 4 più 4 più 4 oppure 3 più 4 più 5. Cioè le raggruppate mentalmente in gruppi e di quei gruppi sapete quanti sono. Poi sapete che 4 più 4 più 4 fa 12 o che 3 più 4 più 5 fa 12. Ma le vedete suddivise così. Perché? Perché gli uomini al massimo riescono a vedere intuitivamente il numero 5. Di più non riusciamo a vederlo. Di più dobbiamo utilizzare qualcosa di più astratto. Dobbiamo usare la matematica. E questa capacità di vedere dei numeri piccoli è una capacità che abbiamo in comune con i mammiferi. Ad esempio, le scimmie riescono a vedere fino a 4, i cani, i gatti fino a 3. Pare addirittura che anche altri animali, come ad esempio le api, sappiano contare. Quindi, in realtà, i numeri sono un'astrazione, sono una cosa molto complicata che arriva col tempo. Sono in parte una cosa naturale, ma in parte una costruzione culturale che ci serve. E in realtà, prima dei numeri, è nato un qualcos'altro, ovvero è nata la corrispondenza bionivoca. Tantissimo tempo fa c'era un pastore, c'erano tanti pastori, che avevano un problema. Mandavano le pecore, il gregge, a pascolare nei campi e volevano essere sicuri che la sera rientrassero all'ovile, nel recinto, tante pecore quante erano uscite la mattina. Allora cosa facevano? Facevano uscire le pecore, ma non le contavano, perché all'epoca non sapevano contare, non conoscevano i numeri. Ma semplicemente per ogni pecora che usciva prendevano un sassolino e lo mettevano in un mucchietto e avevano formato un mucchietto di sassolini. Ecco, le pecore uscite erano tante quanti sassolini. Non so quante sono le pecore, non so quanti sono i sassolini, ma sono nello stesso numero. Quando la sera le pecore rientravano, quello che faceva il pastore era togliere un sassolino dalla pila di sassolini per ogni pecora che rientrava. Alla fine, se non c'erano più sassolini sul mucchio, voleva dire che erano rientrate tante pecore quanti sassolini c'erano, ma i sassolini che c'erano erano tante quante le pecore che erano uscite. Quindi erano rientrate tante pecore quante quelle che erano uscite. Un sistema molto ingegnoso che ci permette di valutare una cosa molto più primitiva del contare, ovvero sapere che due insiemi hanno lo stesso numero di elementi. Non è un caso che si dice calcolare, che si usi calcoli, come i calcoli renali, i sassolini che abbiamo nei reni, perché appunto derivano entrambi da calculus, sassolino, perché i primi conti venivano fatti appunto creando delle montagnole di sassolini. I primi sistemi numerici funzionano in questo modo: semplicemente giustappongo un certo numero di tacche, poi uso dei metodi più furbi per raggruppare le tacche a 5 a 5 e indicarle con una V come fanno i romani, oppure con un altro simbolo come con le lettere dell'alfabeto come facevano gli ebrei o i greci, oppure con dei geroglifici particolari come la rana per 100.000 degli egizi. Ma in origine era solo giusto apporre un certo numero di simboli. Il che cos'è un numero naturale davvero? In realtà è una nozione molto molto recente, una cosa che abbiamo tutti intuitiva, ma che viene stabilito in effetti soltanto nel 1889 con Giuseppe Peano, che fornisce 5 assiomi in cui spiega cos'è un numero naturale. Frege e Russell danno anche loro una loro versione, una loro definizione, che è diversa da quella di Peano, ma è equivalente ovviamente, e la definizione di Frege e Russell si basa sul concetto di corrispondenza bionivoca. Russell lo vedete ritratto lì sulla copertina di Logicomics, che è un bellissimo fumetto sulla storia della logica, sulla crisi dei fondamenti della matematica e sulla vita di Russell, scritto da un informatico e un logico greco. Ma non siete qui per parlare di come si conta e del finito, ma siamo qui per parlare dell'infinito. Ma che cos'è l'infinito? Beh, ci sono tantissimi modi diversi per definirlo. Ovviamente bisognerà poi in matematica, come sempre, se due definizioni diverse, dimostrare che sono equivalenti, che vogliono dire la stessa cosa, che non sono dei trucchi per utilizzare a volte una definizione, a volte un'altra, ma in realtà sto descrivendo cose diverse.
Ma la definizione che a me piace di più è quella che viene proprio dal nome. Infinito è quello che non è finito. E che cos'è finito? Finito è, partiamo dai numeri naturali che li conosciamo, finito è un insieme in cui sommettere gli elementi in corrispondenza con l'insieme dei numeri naturali da 0 a n-1. Se riesco a mettere in corrispondenza un insieme con l'insieme dei numeri naturali da 0 a n-1, allora quell'insieme è esattamente n elementi. Bene, infinito, cioè faccio il giochino dei sassolini, infinito è un insieme che non ha n elementi qualunque sia n. Cioè non riesco a metterlo in corrispondenza bionivoca con nessuno di questi sottoinsiemi, appunto finiti, di numeri naturali. È una definizione un po' strana. Verrebbe da chiedersi, una volta che uno dà una definizione del genere, ma questa cosa di cui stai parlando esiste? E non è mica semplice, perché qualunque cosa con cui abbiamo a che fare nel mondo reale, qualunque cosa con cui abbiamo a che fare è finita. Il numero di atomi nell'universo è circa 10 all'82, che è un numero enorme, ma è finito. Quindi qualunque cosa costruiamo nel nostro universo è necessariamente finita. Quindi la domanda non è poi così peregrina, ma esiste una cosa del genere? E in che senso esiste? Sono comunissimi dei casi nella storia della matematica, di matematici che hanno scritto delle teorie bellissime, salvo poi accorgersi che non esisteva un singolo esempio della cosa di cui stavano parlando. Ho detto in altri termini, gli assiomi erano così potenti, permettevano di dimostrare tutto, perché non esisteva nessun esempio, perché erano in realtà in contraddizione tra loro. Non poteva esistere qualcosa fatto in quel modo. Quindi quando si definisce qualcosa, la prima cosa interessante è chiedersi, c'è qualcosa fatto così? Quindi quello che voglio fare per iniziare è cercare di capire se un insieme infinito, almeno uno, esiste. Visto che parliamo di matematica, trattiamo degli insiemi numerici, che sono più semplici, abbiamo più idea di che cosa siano, ma in realtà si potrebbe prendere anche altro. Iniziamo a trattare i numeri naturali, che abbiamo già introdotto, e chiediamoci, i numeri naturali, l'insieme dei numeri naturali, è finito? Alcuni illustri professori, tra cui Paperoga, sostengono, forse solo Paperoga, c'è anche un personaggio di Sio che sostiene la stessa cosa in realtà, sostiene che i numeri naturali sono finiti, perché vediamo quanti ne scrivo sulla lavagna, sono 23.800 e quindi sono quelli. Se avessi usato una lavagna più grande ne avrei potuti scrivere molto di più. Ovviamente questa è una risposta totalmente scherzosa, ma la vera risposta la dà Gianni Rodari con la sua poesia Più Uno, in cui racconta di un signore che voleva trovare il numero più grande del mondo, come mio figlio Federico prima, che voleva contare numeri sempre più grandi, ma non ci arriva. E in punto di morte c'è un bambino che gli dice Più Uno. Il punto fondamentale è che non importa qual è il numero più grande che riesce a dire, ce n'è sempre uno più grande, perché basta dire semplicemente Più Uno. E quindi questo dà l'idea che non è finito. Dato un qualunque elenco finito di numeri naturali, ne trovo uno nuovo più grande di tutti. Però voler fare i pignoli, questa non è la definizione che avevano dato. Perché allora che cosa vuol dire? Siamo così sicuri? Ce n'è un altro, ma magari c'è un qualche modo strano di metterli in corrispondenza bionivoca con comunque un insieme finito. Bisognerebbe mettere i puntini sulle i. I puntini sulle i si mettono in maniera abbastanza semplice, sfruttando una proprietà dei numeri naturali. Ovvero, se abbiamo due numeri naturali diversi, uno più grande e uno più piccolo, è impossibile mettere in corrispondenza bionivoca l'insieme più grande con l'insieme più piccolo, quello che ha più elementi con meno elementi, con quello che ha meno elementi. Se supponiamo per assurdo che i numeri naturali siano infiniti, allora vuol dire che non siano infiniti, allora vuol dire che sono finiti con un certo numero di elementi, n. Vuol dire che riesco a mettere in corrispondenza bionivoca tutti i numeri naturali con i primi n. Ma prendiamo ora un numero m più grande di n, e questi primi m devono essere mandati da qualche parte all'interno dei primi n elementi, con questa funzione che abbiamo.
E allora cosa abbiamo? Abbiamo trovato una funzione che manda i primi n numeri naturali all'interno dei primi n. E questo è assurdo perché m era più grande di n. Questa è l'unica dimostrazione vera e propria che vediamo, non preoccupatevi se vi è parsa complicata, evitiamo. Solo per dirvi che le cose sono un filino più complicate. Quando si vogliono scrivere le cose davvero, le cose diventano più difficili. Ci basti pensare che Russell, insieme al suo amico Whitehead, per mettere a posto la matematica, ha scritto un bel tomo di principi logici della matematica per fondare davvero la matematica e per dimostrare che 1 più 1 era uguale a 2 hanno impiegato 150 pagine, quindi si può arrivare a un livello di paranoia decisamente elevato. Comunque non ci arriviamo, Paperoga non ha ragione, i numeri naturali sono infiniti, quindi siamo contenti, abbiamo un esempio di insieme infinito. Ora che abbiamo l'esempio di insieme infinito, vediamo di giocare un po' con gli infiniti, per cercare di capire in che senso in realtà gli insiemi di cardinalità infinita, cioè con un numero infinito di elementi, la cardinalità è soltanto il numero di elementi detto in maniera buffa, si comportano in maniera molto molto diversa rispetto a quello a cui siamo abituati nel finito. Immaginiamo di essere molto stanchi e di arrivare in un albergo la sera, non abbiamo prenotato, però siamo veramente stanchissimi e chiediamo una stanza e ci dicono che non ci sono stanze, siamo veramente disperati perché siamo abituati che negli alberghi, una volta che le stanze sono tutte piene, non ne possono far apparire una magicamente. Bene, questo è perché noi viviamo in un mondo finito in cui siamo abituati a trattare con insiemi finiti. Ma se ci fosse nel nostro mondo questo fantastico universo che si chiama Albergo di Hilbert, come vedete c'è scritto è tutto pieno, entrate pure. Perché? Vediamo, l'Albergo di Hilbert è un albergo infinito, ha infinite stanze che sono numerate con i numeri naturali 0, 1, 2, 3, eccetera. L'albergo è tutto pieno. A questo punto arriva un ospite e cosa si fa? Beh, lo si fa entrare, gli si fa spazio. Semplicemente il portiere dice ad ogni ospite di spostarsi nella stanza successiva. Ogni ospite si sposta nella stanza successiva e poiché per gli assiomi di Peano 0 non è il successore di nessun numero, la stanza 0 magicamente vuota e può accogliere il nuovo ospite. E quindi ecco che si libera il posto per la prima persona. Questo trucco non funziona con gli insiemi finiti perché c'è un ultimo numero, perché se il nostro albergo ha esattamente 173 stanze, quello che occupa la 173 non ha la stanza 174 in cui andare. Con l'insieme infinito no. Anzi, c'è un'altra definizione di insieme infinito che è proprio questa. Un insieme infinito se può essere messo in corrispondenza biunivoca con un suo sottoinsieme proprio, come ad esempio in questo caso. Tutti i numeri naturali e gli interi positivi, quindi da 1 in poi, sono in corrispondenza biunivoca. Questo genera anche il fatto sul fatto che i matematici non sono mai d'accordo se 0 è un numero naturale o no. Per me 0 è un numero naturale. Ci sono alcune delle brutte persone, tipicamente gli analisti, che sostengono che 0 non è un numero naturale. Semplicemente perché 0 è il naturale di Schrödinger. Se ti viene comodo che sia un naturale e più spesso lo usi come naturale, lo metti tra i naturali, se ti viene più comodo che non lo sia, lo togli. Ma tanto sono lo stesso insieme, funzionano esattamente allo stesso modo. Basta mettersi d'accordo. Ma ora all'Hotel Hilbert le cose si fanno complicate. Arriva un pullman infinito. In questo mondo che esiste l'albergo infinito esistono anche i pullman infiniti, quindi c'è un pullman infinito con i suoi bravi posti numerati 0, 1, 2, 3 eccetera eccetera e queste persone vogliono entrare all'albergo di Hilbert. E cosa si fa? Beh, li si fa entrare. Semplicemente il portiere questa volta dice: tutti gli ospiti della stanza N si spostano nella stanza 2N, quello della stanza 0 stavolta resta fermo, quello della stanza 1 va nella stanza 2, quello della stanza 37 va nella stanza 74 e così via. E cosa succede? Restano libere tutte le camere dispari e a questo punto
il primo che era seduto sull'autobus va nella prima camera dispari, ce n'è la 1, il secondo va nella camera 3 e così via. Abbiamo generato infinito spazio addirittura, quindi sono riusciti ad entrare tutti i nostri ospiti. Bene, vi avevo detto che parlavamo di insiemi numerici perché erano più chiari, poi in realtà, come vedrete, io baro sempre, dico una cosa e faccio l'opposto. Vi ho raccontato una storiella su un hotel infinito, su dei pullman, eccetera, eccetera. Tutto questo cosa c'entra con gli insiemi numerici? C'entra. Forse non ve ne siete accorti, ma abbiamo appena dimostrato che i numeri interi sono tanti quanti i numeri naturali. Perché? Perché i numeri naturali sono l'albergo e l'albergo più il pullman sono i numeri interi. Precisamente i posti sul pullman sono numerati meno 1, meno 2, meno 3. I posti sul pullman erano gli interi negativi e abbiamo fatto vedere che riusciamo a trovare una corrispondenza biunivoca tra tutti gli interi, cioè le persone che stanno sul pullman o nell'albergo, e le camere d'albergo, che sono i naturali. Quindi naturali e interi, dal punto di vista della cardinalità, sono esattamente la stessa cosa, come d'altronde anche i numeri pari sono esattamente la stessa cosa dei numeri naturali. Ma ora aumenta la complicazione. Nel nostro albergo di Hilbert, che c'è posto, arrivano infiniti pullman infiniti. Cioè, ogni pullman è numerato col suo bravo naturale, il pullman 0, 1, 37, il pullman radice di 2 non c'è, sono solo i naturali, c'è il pullman 143, eccetera, eccetera, e ognuno ha infiniti posti dentro. E come si può fare? La cosa diventa decisamente più complicata, ok? Due infiniti ci stanno lì dentro, ma infiniti infiniti ci stanno lì dentro? E la risposta è sì. La risposta è sì, c'è posto e ci sono un sacco di modi per farlo vedere. Questo è un modo molto carino. Metto numero qua i vari pullman, qua c'è questa figura, l'ha fatto un analista cattivo che pensa che i naturali iniziano con uno, ma il discorso è lo stesso. Qua numero i pullman, o il primo è l'albergo, eccetera, eccetera, se vogliamo al posto zero c'è l'albergo, e qua il primo, secondo, terzo, quarto posto del pullman. E quello che faccio è disegnare un cammino a zigzag che seguo e dico il primo che incontro va nel primo posto, il secondo che incontro va nella seconda camera, il terzo va nella terza, eccetera. E pian piano passo da tutte le persone di tutti i pullman e riesco a dire ad ognuno in che stanza deve andare. Quindi ognuno va nella sua stanza. Ho anche un altro modo, più elegante, senza il disegnino, che è il seguente. Usa il teorema di fattorizzazione dei numeri interi. Ogni numero intero positivo maggiore di 1 si scompone in maniera unica come prodotto di numeri primi. Allora cosa faccio? Prendo le persone dell'albergo e le dico mettetevi al posto 2, 4, 8, 16 e in generale quello nella stanza n lo mando nella stanza 2 alla n. Ora in questo caso 0 non è più un naturale perché mi torna comodo che non sia un naturale, sennò 2 alla 0 fa 1. Poi prendo quelli del primo pullman e dico, ah, 3 è un nuovo numero primo, vi mando nella camera 3, 9, 27, 81, 3 alla n. Prendo il pullman successivo e dico, 5 è il successivo numero primo, vi mando nelle stanze 5, 25, 125, 625, 5 alla n. E continuo così, assegnando ad ogni pullman in ordine un numero primo, tanto sappiamo, l'ha dimostrato Eratostene, Euclide, chi vogliamo, un qualche greco, che i numeri primi sono infiniti, quindi ad ogni pullman associo un numero primo e ad ogni persona seduta nel pullman associo una potenza di un numero primo. Siccome ogni singolo numero naturale ha un'unica scomposizione in numeri primi, non può capire che 2 alla settima e 7 alla terza siano lo stesso numero, ad esempio. Sicuramente le persone vanno a sedersi in posti diversi, quindi siamo riusciti a metterli tutti. E inoltre c'è un sacco di posto libero, perché nessuno è nella stanza 1, nessuno è nella stanza 6, che è 2x3, eccetera, eccetera. Tutti i numeri che non sono primi o potenze di primi sono ancora liberi. Quindi c'è un sacco di posto in questo albergo. Non solo abbiamo messo tutti, ma abbiamo ancora infinite stanze libere. Anzi, a occhio,
sono molte più le stanze libere di quelle occupate, perché se prendo un numero a caso è molto più probabile che non sia né un primo né una potenza di un primo, piuttosto che un numero che lo sia. Quindi nel Grand Hotel di Hilbert non abbiamo posto, ma possiamo spostare qualcuno. Questa storia è raccontata molto bene nel racconto di Stanislaw Lem, L'Hotel Straordinario, Il milleunesimo viaggio di Ioni il Tranquillo, che è un breve racconto che parla appunto dell'albergo di Hilbert ed è raccolto in varie raccolte di racconti matematici, tra cui questa a cura di Claudio Bartocci, Racconti matematici. Ma con questa storia che cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto qualcosa di nuovo. Abbiamo scoperto che i numeri naturali non solo sono tanti quanti gli interi, ma sono tanti quanti i numeri razionali. Tutte le frazioni possono essere messe in corrispondenza biunivoca con i numeri naturali. Perché una frazione è due numeri, numeratore e denominatore. Poi in realtà non ci serve usare davvero tutti i numeri interi da tutte e due le parti, perché ad esempio al denominatore posso mettere soltanto gli interi positivi. Poi inoltre due quarti e un mezzo sono lo stesso numero razionale, quindi in realtà qua posso buttare via tanta roba, ma posso pensare che il numeratore mi indica in quale pullman sto e il denominatore mi indica a quale posto di quel pullman sono seduto. Quindi le frazioni sono meno dei nostri posti sui nostri infiniti pullman infiniti, e già i pullman infiniti li riuscivo a sbattere dentro l'albergo, dentro N, dentro i naturali, a maggior ragione riesco con le frazioni. Quindi, di nuovo, con questo metodo riesco a far vedere che i numeri razionali sono al massimo tanti quanti i naturali, perché li sbatto là dentro. Ovviamente è ovvio che i naturali siano contenuti nei razionali e quindi è vera anche l'altra disuguaglianza. Sto barando selvaggiamente perché sto usando un sacco di cose che sono complicate da dimostrare, ovvero il fatto che è vero che se metto un insieme dentro un altro, allora il primo ha una cardinalità minore uguale del secondo, e che se valgono entrambe le disuguaglianze, allora hanno la stessa cardinalità. Ma ovviamente il diavolo si nasconde nei dettagli e io baro allegramente per poter raccontare queste cose. Bene, la domanda che sorge spontanea a questo punto è: i naturali, gli interi, i razionali, poi ci spostiamo e ci saranno i reali. Volendo ci sono prima gli algebrici, cioè quelli che riesco a ottenere come soluzioni di polinomi che hanno coefficienti numeri interi. Ma lasciamo perdere. Anche quelli, con lo stesso giochino che ho fatto per Q, leggermente più complicato, riusciamo a vedere che sono di nuovo tanti quanti naturali. La domanda successiva è R. Sono tanti quanti naturali? O se vogliamo, un po' più in generale, ma abbiamo trovato un sacco di insiemi infiniti e hanno tutti la cardinalità dei numeri naturali. Ma questo vuol dire che è l'unico infinito che c'è o ci sono degli infiniti diversi? Innanzitutto, come prima cosa, si può riuscire a dimostrare, non lo faccio adesso perché se no non arrivo poi alla fine, che i numeri naturali sono l'insieme infinito più piccolo. Se c'è un insieme infinito che sta all'interno dei naturali, in realtà sono tanti quanti naturali. Lo faccio perché non mi piace non dimostrare le cose, sono un matematico. Cosa facciamo? Abbiamo questo insieme A che mettiamo dentro ai numeri naturali in qualche modo ed è infinito. Allora, siccome i numeri naturali sono ordinati dal più piccolo al più grande, ci sarà un elemento di A che viene mandato in un elemento dei naturali, nel più piccolo in cui viene mandato. Lo scelgo e costruisco una nuova funzione, il più piccolo di questi lo mando nello zero. Ho tolto un elemento, siccome era infinito l'insieme di partenza, continua ad essere infinito, perché se fosse finito con n elementi, il mio insieme di partenza sarebbe finito con n più 1 elementi. Quindi continua ad essere infinito. Quindi ci sono elementi, quindi posso prendere un secondo elemento più piccolo e mandarlo nel numero 1. E continuo così. E così costruisco effettivamente la mia corrispondenza biunivoca tra tutto il mio insieme A ed N. O se volete, il mio insieme A è messo dentro N, cancello tutti i buchi che ci sono ed ecco fatta la corrispondenza biunivoca. È esattamente la stessa cosa. Quindi se abbiamo un insieme infinito, allora necessariamente ha almeno
la cardinalità dei numeri naturali. Quindi la domanda: esistono altri infiniti? Vuol dire esistono infiniti più grandi di quello dei numeri naturali? O quella dei numeri naturali è l'unica cardinalità? Non è una domanda da poco. E per rispondere dobbiamo andare in una galassia lontana lontana. Tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana, tutti gli abitanti sono organizzati in club. E ogni possibile sottoinsieme di alieni forma un club. Non c'è solo il club della fondazione della Cassa di Piacenza, ci sono tantissimi club. Uno per ogni possibile sottoinsieme di abitanti. C'è addirittura un club molto molto esclusivo che, a cui non appartiene nessuno, l'insieme vuoto, e uno molto molto poco esclusivo in cui appartengono tutti gli alieni. Non ci sono due club uguali. E i club sono ognuno intitolato ad un alieno. Capito cosa stiamo facendo? Stiamo dicendo c'è una cosa che sono i club, che sono fondamentalmente l'insieme delle parti dell'insieme degli alieni, che è in corrispondenza bionivoca con l'insieme degli alieni. Ovvero ad ogni club è attaccato il nome di uno degli alieni. Questa cosa è possibile? Beh, ci dovrebbe suonare una cosa impossibile, perché facciamo un esempio molto semplice. Siamo solo noi due nella galassia. Allora quanti club ci sono? Beh, c'è quello senza nessuno, c'è quello con tutti e due, quello in cui ci sono solo io, quello in cui c'è solo lui. 4 club. E se uno lo intitoliamo a me, uno lo intitoliamo a lui, restano 2 club che non sono intitolati a nessuno. Non funziona. E questo continua. Se noi facciamo lo stesso giochino con n persone, il numero di club che troviamo è esattamente 2 alla n, perché per ogni singola persona possiamo metterla o non metterla all'interno del club e quindi abbiamo 2 possibilità. Ogni volta che 2 club differiscono anche solo per una scelta sono 2 club diversi e quindi i club che abbiamo sono esattamente 2 alla n. E 2 alla n, qualunque sia n, è maggiore di n. Quindi se sono in numero finito è impossibile, ma noi siamo abituati che con l'infinito accadono cose strane. Magari qua ci sono infiniti alieni ed è possibile, ed effettivamente questa galassia lontana lontana esiste e ci sono i club che sono intitolati ognuno ad un alieno. Cerchiamo di capirlo. Bene, per capirlo vogliamo dare una definizione degli alieni, ok? Questi alieni hanno ognuno intitolato a loro nome un club. E ci sono 2 possibilità per un alieno. Un alieno può essere membro del club intitolato a lui stesso, oppure può non essere membro del club intitolato a lui stesso. Gli alieni che sono membri del club intitolato a loro stesso sono gli alieni sociali, o socievoli, e gli alieni che non appartengono al club intitolato a loro stesso sono gli alieni asociali. Bene, la citazione di Woody Allen, non vorrei mai appartenere a nessun club che contenesse me tra i suoi membri, è l'ideale, no? Woody Allen è il simbolo perfetto degli asociali, ok? Quindi il club intitolato a Woody Allen non contiene Woody Allen. Ora consideriamo il club degli asociali, ovvero l'insieme, il club, con tutti e soli gli alieni asociali. Questo c'è perché abbiamo detto che ci sono tutti i club possibili. Magari è quello vuoto perché sono tutti socievoli, però qualche club esiste. O magari sono tutti asociali e il club con tutti. Il club degli asociali, che contiene tutti soli, a cui appartengono tutti e soli gli alieni che sono asociali. A chi è intitolato questo club? Beh, ci sono 2 possibilità. O è intitolato a un alieno socievole o è intitolato a un alieno asociale. Se è intitolato a un alieno asociale, vuol dire che lui appartiene a questo club che è intitolato a lui stesso, o a lei, e allora sarebbe socievole. Quindi non può essere intitolato ad un alieno asociale. Ma se fosse intitolato ad un alieno socievole, siccome lui è socievole, non fa parte di questo club, non fa parte dell'unico club che è intitolato a lui stesso, vuol dire che è un alieno asociale. E quindi non può essere neanche intitolato ad un alieno socievole. E qua abbiamo l'assurdo. È impossibile.
poiché questo club degli asociali non può esistere, non possiamo capire, vuol dire che quella corrispondenza bionivoca tra i club e gli alieni che supponevamo ci fosse in realtà non c'è. E quindi cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che ci sono infiniti più grandi di altri. Questa dimostrazione ricorda molto da vicino il paradosso del barbiere di Russell. Non ne voglio parlare oggi, se siete curiosi sul mio canale YouTube c'è raccontato brevemente il problema del barbiere che rade tutti e soli coloro che non si radono da soli. Ma quello che abbiamo scoperto è che esistono diversi infiniti, ma non solo, esistono infiniti infiniti. Perché ogni volta che prendiamo un insieme, allora l'insieme delle parti di quell'insieme, ovvero l'insieme di tutti i suoi sottinsiemi, è più grande. Se partiamo dai naturali, l'insieme dei parti dei numeri naturali è più grande. E quindi è un nuovo insieme. Prendiamo questo nuovo insieme e facciamo il suo insieme delle parti e ne troviamo uno ancora più grande. E continuiamo. Quindi abbiamo una catena di infiniti infiniti diversi. Non solo abbiamo scoperto che 2 all'alef con 0, che indichiamo così la cardinalità dell'insieme delle parti, dato che per i numeri finiti n viene 2 alla n, è più grande di alef con 0, ma abbiamo dimostrato che c'è questa catena infinita. Quindi ci sono infiniti infiniti diversi. E le cose, come abbiamo visto, con l'infinito si complicano, figuriamoci con infiniti infiniti diversi. Bene. E tra l'altro, se sono infiniti, quanti sono? Sono infiniti tanti quanti i numeri naturali? Sono infiniti di più? Boh. Comunque, la domanda rimane. Abbiamo scoperto che l'infinito dei numeri naturali, che si chiama alef con zero, appunto, non è l'unica cardinalità infinita che c'è. Ma ci rimane la domanda di quanti sono i numeri reali? Ok, ci sono cose più grandi dell'infinito dei naturali, ma R è tanto quanti numeri reali? R è sì che è tanto quanti numeri reali, sono i numeri reali. E tanto quanti numeri naturali? È di più? Quanto è di più? Queste domande restano. Anzi, ora che abbiamo scoperto che ci sono infiniti infiniti, si fa ancora più intrigante scoprire qual è la risposta. La risposta poi ve la dico, ma non la dimostriamo davvero. Vediamo solo un pezzettino della cosa. Arriva Cantor a un certo punto. Cantor, verso la fine dell'Ottocento, inizia a interessarsi al problema degli insiemi infiniti. Nonostante venga messo in guardia, fin se vogliamo, dagli antichi greci, che sapevano che lavorare con l'infinito era problematico, che c'erano il paradosso di Zenone, il paradosso di Achille la tartaruga, il paradosso della freccia, e anche dai suoi contemporanei ci si era accorti che l'infinito era una cosa poco comoda da maneggiare, Cantor decide che vuole dare una risposta. Vuole capire quanti sono i numeri reali. Ora, c'è un piccolo problema quando in matematica si prova a dimostrare un teorema, che è la grande differenza che c'è da quando si prova a farlo per le Olimpiadi della matematica, ad esempio. Per le Olimpiadi della matematica io voglio dimostrare un qualcosa che mi danno come esercizio, che intanto so già che c'è una soluzione, e so che c'è una soluzione che si può trovare in un tempo ragionevole. Non è poco come cosa. Anzi, molto spesso è enunciato come dimostrare che. E quindi so anche qual è la cosa che devo dimostrare, so anche che quella cosa è vera. Poi a volte sono cattivi e dicono dimostrare se, e questi sono un po' più cattivi. Ma lui non aveva la più pallida idea se era vero o no, e quindi fa come fanno tutti i matematici. A me è capitato molto spesso. Un giorno dimostri che è vero e il giorno dopo scopri dove era l'errore nella dimostrazione e trovi il controesempio. Il terzo giorno scopri che il controesempio non funzionava perché non ti eri accorto di qualcosa e trovi una nuova dimostrazione. E continua così fino a quando per qualche settimana di fila non riesci più a trovare errori nelle dimostrazioni o nel controesempio e ti convinci di aver trovato una cosa giusta. A quel punto mandi l'articolo a una rivista, speri che anche il referee non si accorga di dove hai sbagliato e una volta che viene pubblicato, finché qualcun altro non si accorge che c'è un errore, è giusto. Bene, quindi in questo processo Cantor inizia a pensare un giorno, ma secondo me i numeri reali sono tanti quanti i numeri naturali, e cerca di costruire questa corrispondenza bionivoca, con i trucchi che abbiamo visto prima. Altri giorni pensa che sia impossibile e inizia a cercare di capire come dimostrare che è impossibile, come trovare un assurdo.
Comunque ci lavora molto a lungo. Alla fine gli viene l'idea, quella che si chiama il procedimento diagonale di Cantor. Fa una dimostrazione per assurdo, cioè in realtà i numeri reali sono di più dei numeri naturali, non sono tanti quanti i numeri naturali. Cosa fa? Dice, beh, supponiamo di aver elencato tutti i numeri reali in ordine. Lui dice, per semplicità elenchiamo solo i numeri reali tra 0 e 1, tanto se quelli sono più dei numeri naturali, allora tutti sono più dei numeri naturali, se quelli sono tanto quanti i numeri naturali, allora ne ho infinite copie uguali, è il problema dell'albergo di Hilbert, sono di nuovo tanti quanti naturali. Quindi ho solo i numeri compresi tra 0 e 1, li scrivo nella loro scrittura decimale. Non interessiamoci ora del fatto che alcuni numeri possono avere due scritture decimali, ad esempio uno che finisce con tutti 0 oppure uno che finisce poi con tutti 9, allora il 9 periodico è uguale a quello che finisce con tutti 0, bla bla bla, niente. Disinteressiamoci di questo caso residuo, ok, che è piccolo, e facciamo finta che li scriviamo tutti in un unico modo, ad esempio se è periodico con tutti 9 prendiamo la scrittura con tutti 0, ovvero la decimale finita, che è più semplice. Bene. Dopo queste precisazioni, che faccio perché sono un matematico, sono noioso e voglio dire le cose precise, ma a voi non interessano, tappatevi le orecchie quando lo faccio, li elenco tutti in ordine, dal primo all'ennesimo e poi continuo, ok? Tutti e infiniti sono elencati. A questo punto Cantor dice, ma guarda, ti faccio vedere che te ne sei dimenticato almeno uno. E se te ne sei dimenticato almeno uno, hai finito, perché vuol dire che hai dimostrato che quella non era la corrispondenza bionivoca che avevi detto che esisteva. Okay? Quindi qualunque la corrispondenza bionivoca che dico che esiste, in realtà c'è qualcosa che abbiamo dimenticato. Come facciamo a vedere? Beh, del primo numero prendiamo il primo numero decimale e creiamo un numero che ha come primo numero decimale un qualcosa di diverso. Lì c'è 0, qua scrivo 1. Poi prendo la seconda cifra decimale del secondo numero, scrivo qualcosa di diverso. Lì c'è 4, scrivo 5. E così via, lì c'è 2, scrivo 3, eccetera, eccetera. Bisogna farlo in maniera un po' più precisa per evitare che spuntino i tutti 9. Ad esempio, scrivo sempre 5, tranne quando capita 5 davvero, e in quel caso scrivo 0, ad esempio. Quello che ho creato è un numero che differisce da tutti gli altri. Perché? Perché differisce in una cifra decimale da ognuno di quello di quella lista. Quindi è un numero nuovo, un numero che non avevo elencato. Quindi ho trovato un numero reale che non c'era nell'elenco. E quindi è un assurdo. Quello non era una corrispondenza bionivoca, non era l'elenco completo di tutti i numeri reali. E quindi i numeri reali non sono tanti quanti i numeri naturali. Sono necessariamente di più. Per essere precisi, ma è più complicato dimostrarlo, i numeri reali sono esattamente tanti quanto l'insieme delle parti dei numeri naturali. Questo si riesce a fare una volta che più avanti Dedekind dà una definizione chiara e precisa dei numeri reali, facendoli vedere con le sezioni di Dedekind, che sono un modo per dividere i numeri razionali in due sottoinsiemi che hanno certe proprietà, eccetera, eccetera. Vabbè, ma non voglio scendere nei dettagli. Quindi Cantor dimostra che i numeri reali sono di più dei numeri naturali. Una cosa affascinante dell'infinito, quindi la cardinalità dei numeri reali, si chiama cardinalità del continuo, perché R è il continuo, e abbiamo che l'insieme delle parti dei naturali è la cardinalità del continuo. C'è un'ipotesi molto interessante, che è l'ipotesi del continuo, che dice che tra Aleph con 0 e la cardinalità del continuo non c'è niente in mezzo. Bene, questa cosa, per quanto strano vi possa suonare, non chiedetemi di dimostrarvela perché la mia conoscenza si ferma molto prima a questa affermazione che faccio, non è possibile dimostrare l'ipotesi del continuo, ovvero dimostrare che tra la cardinalità di n e quella di r non c'è niente in mezzo, ma non è neanche possibile dimostrare il contrario, cioè che c'è in mezzo qualcosa. Gli usuali assiomi della matematica, della logica, che sono quelli di Zermelo, Frenkel e l'assioma della scelta, fanno sì che questa frase sia indecidibile. Non è né vera né falsa, o per meglio dire,
si può costruire una matematica con l'ipotesi del continuo, supponendo che sia vera, e si può costruire una matematica altrettanto coerente con la negazione dell'ipotesi del continuo, ovvero supponendo che sia falsa. E questa cosa si ripercuote a tutti gli step successivi, cioè tra R e l'insieme delle parti di R, c'è qualche infinito in mezzo o no? E tutte queste ipotesi sono indipendenti le une dalle altre, e quindi è un caos, capite? No? Bene, c'è veramente di tutto. Non scendo nei dettagli perché rischierei di dire cose imprecise. Bene, e ora arriviamo alla conclusione, il mio tempo è quasi finito, e quindi vediamo un attimo di chiarire perché l'ho intitolato Satana, Cantor e l'infinito. A parte il fatto che questo è l'anno dantesco e quindi le riproposizioni di tutti i temi infernali vanno benissimo, è appena stata ristampata sia dalla Panini che dalla Giunti l'inferno di Topolino e l'inferno di Paperino, qua abbiamo vari demoni. Si racconta una storiella molto interessante. A un certo punto un allievo di Cantor muore e va all'inferno. Ovviamente vi potrete chiedere perché un allievo di Cantor? Non potrebbe essere Cantor stesso che muore e va all'inferno? No, perché Cantor effettivamente, ricordate che voleva studiare l'infinito, voleva riuscire a scoprire i misteri dell'infinito nonostante vari segni gli avessero detto che non era una buona idea, e Cantor in effetti riesce a svelare i misteri dell'infinito, ma poi impazzisce. Finisce la sua vita in una clinica psichiatrica in cui passa il tempo ad essere convinto di aver scoperto le vere interpretazioni di alcuni testi sacri, e passa il tempo a raccontare e a tormentare la gente delle interpretazioni personali dei testi sacri. Sicuramente è finito matto, ma sicuramente era un grande credente, e sarebbe stato brutto farlo finire all'inferno. Quindi tutte le volte che si racconta questa storia non si fa mai finire all'inferno Cantor, ma un suo allievo. L'allievo di Cantor finisce all'inferno, arriva al cospetto di Satana e dice a Satana: ah, ma io ho saputo che posso proporre una sfida e nel caso la vinca essere mandato in paradiso. Satana è molto intrigato da questa cosa, perché tanto sa che è facile ingannare gli umani, e dice: ah, che sfida vorresti propormi? E l'allievo di Cantor gli dice: guarda, ti sfido a questa cosa. Tu scrivi su un foglio un numero reale che decidi tu. E io ogni giorno, da qui all'eternità, dico un numero reale. Se un giorno indovino il numero reale che tu hai scritto, mi mandi in paradiso. E Satana, che conosceva benissimo il teorema di Cantor, si chiede: ma questo qua è matto? È facilissimo da fare, perché tanto non riesce a nominarmi tutti i numeri reali. Satana dice: va bene, e l'allievo di Cantor dice: sì, però non è che non mi fido, ma mettiamo in chiaro le regole. È possibile che uno stesso numero abbia più descrizioni diverse. Ad esempio, 4 è 4, ma è anche 2 più 2, è 2 al quadrato, è il secondo numero positivo pari, eccetera, eccetera. Vuoi che io indovini il numero o devo indovinare la descrizione che dai tu del numero? Satana gli dice: no, è ovvio, devi indovinare il numero, non è necessario che diamo la stessa descrizione del numero, basta che il numero sia lo stesso. Che l'allievo dice: va bene, ma fammi chiarire ancora una cosa. Se tu non ti accorgi che io ti ho detto lo stesso numero che tu hai descritto in maniera diversa, allora cosa succede? E Satana gli dice: ma come, non ti fidi? E l'allievo di Cantor dice: beh, no, potrebbe capitare, ci sono numeri descritti in maniera molto complicata, magari non ti accorgi che sono lo stesso numero. Allora Satana dice: guarda, ti do una possibilità, se tu in un qualsiasi momento sospetti di aver indovinato il numero, ma che io non l'abbia capito, mi puoi sfidare. Ma attenzione, perché mi puoi sfidare una volta sola, e dopo che mi hai sfidato saprai il numero che ho scelto, e quindi per l'eternità non potrai più dire nessun numero. E se vinci la sfida, allora puoi andare in paradiso. L'allievo di Cantor dice: un'ultima domanda e poi iniziamo.
Ma e che cosa succede se tu pensi di aver scritto un numero, ma in realtà non hai scritto un numero? E Satana dice, ma pensi che sia scemo? È ovvio che ho scritto un numero. Comunque, per farti tranquillo, se davvero mi riesci a dimostrare che non ho scritto un numero reale, allora ti mando in paradiso. Il diavolo dice, va bene, è tutto chiaro, le regole sono chiare. Quando iniziamo? E Satana gli dice, beh, inizia pure, di pure il primo numero. L'allievo di Cantor dice, no, io non voglio dire nessun numero, io ti sfido perché tu non hai scritto nessun numero. E Satana lo guarda stupidissimo, gira il foglietto e sul foglietto c'è scritto il mio numero come primo numero decimale, 0 se il primo numero decimale del primo numero detto il primo giorno è diverso da 0, se no a 5, eccetera, eccetera. Cioè la descrizione che vi ho fatto prima. Ha creato un numero basandosi sull'elenco di numeri che sarebbe stato detto dall'allievo di Cantor. Così sarebbe stato sicuro che l'allievo di Cantor non avrebbe mai potuto indovinare. E a questo punto l'allievo di Cantor gli dice, ma tu non hai definito nessun numero così. E Satana gli dice, come no? Ora tu ogni giorno dirai un numero e il mio numero è perfettamente definito quindi. Ma l'allievo dice, mi dispiace, ma le regole mi proibiscono di dire un numero. Perché ti ho sfidato, ora non posso più dire numeri. Quindi quello che tu pensavi che fosse un numero, in realtà non è un numero, eccetera, eccetera. Quindi l'allievo di Cantor finisce in paradiso. Questa storiellina per dire che appunto l'argomento di Cantor, che sembra una scemenza, in realtà è molto, molto sottile. Si basa sul fatto, su una premessa assurda, cioè che questa lista di numeri effettivamente sia scritta. Se non c'è la lista di numeri scritta, il procedimento di Cantor non fornisce nessun numero, semplicemente non dice niente. Quindi le cose con l'infinito sono estremamente, estremamente complicate. Con questo vi ringrazio e se la cosa vi è piaciuta e siete incuriositi dalla mia divulgazione, sulla mia home page che trovate con Alberto Saracco Unipr, trovate un sacco di materiale, tra cui anche il testo di questa conferenza con molti più dettagli matematici, circa una 16 pagine, un PDF dal titolo Satana Cantor e l'infinito. Trovate la mia divulgazione su Instagram come un matematico prestato alla Disney, su YouTube come Alberto Saracco, sul Dipartimento di Matematica e Informatica Università di Parma sulla pagina Facebook di MedMaths e sul sito di MedMaths di cui sono uno degli editori, e sul mio canale YouTube trovate varie playlist divulgative, un matematico prestato alla Disney in cui racconto di matematica divulgativa prendendo spunto da fumetti Disney, un matematico gioca in cui parlo di matematica a partire da giochi di società di vario tipo, ho vari seminari divulgativi, due corsi universitari, istituzioni di matematica e algebra lineare, una playlist di preparazione ai test d'ingresso e molto molto altro. Grazie. Grazie al professor Saracco. Se qualcuno vuol fare delle domande, oppure potete vederlo poi qua anche a testa.